La nostra rubrica dedicata ai libri, oggi i protagonisti, i fumetti in vacanza. Vediamo. Quelle che abbiamo raccolto sono 32 storie di ragazzi migranti che nel momento in cui le abbiamo raccolte erano nei centri di accoglienza straordinaria dell'Imperiese e l'idea che abbiamo avuto era quella di chiedere loro di raccontarci una storia che volessero loro per ricordare prima di tutto che sono persone esattamente come noi, come me, come te, come tutti. Io solitamente uso il mio tratto abbastanza semplice per raccontare delle cose più umoristiche, però l'umorismo per me è il modo migliore di abbassare le difese del lettore e per arrivare più semplicemente al loro cuore. Un eroe o un supereroe? Un eroe. Il supereroe oggi è inteso come l'uomo dai superpoteri, lui non li ha, è solo estremamente veloce con la Colt, però il suo superpotere è la capacità di distinguere il buono dal cattivo. E qual era il fascino delle avventure di Tex? È un fascino senza tempo, prima di tutto, e poi è l'eroe che tutti vorremmo essere, è l'eroe giusto, l'eroe che sa distinguere subito il buono dal cattivo, che riesce a fare la cosa giusta a volte anche contro la legge, perché la legge in quei territori selvaggi era alquanto labile e discutibile. Lui trova la strada giusta per assicurare alla giustizia i delinquenti e aiutare le persone che meritano di essere aiutate, compreso il popolo rosso. Chi è la Lupa? Allora, la Lupa è la Ginger, che è una madre di famiglia, più o meno di mezza età, che fa un lavoro molto particolare, ovviamente è una criminale. La sera lei riscuote i crediti, esce dal suo ruolo di madre di famiglia, si butta per strada, si mette due guantoni impiombati e va a picchiare fondamentalmente i poveracci per riscuotere soldi che ha dato in prestito. Quanto è forte il suo senso di colpa? Senso di colpa molto poco, quasi zero. In realtà la cosa che mi premeva era che fosse una persona assolutamente, un personaggio assolutamente negativo, non un antieroe. La schizofrenia come un viaggio? Nel fatto specifico io direi di sì. Come il segno riesce a dar conto della storia? Ma il segno, secondo me, nel caso specifico è proprio compagno di viaggio della storia. Il tratto è molto spigoloso. Non ho fatto matite, quindi l'ho fatto direttamente a penna. A volte è volutamente sgradevole il segno proprio per l'immedesimazione nella malattia, quindi un segno molto spigoloso e a volte anche, ripeto, sgradevole volutamente. Chi è la piccola protagonista? È una bambina, si chiama Daisy, e a un certo punto si ritroverà a vivere un'avventura all'interno di un libro che è scritto dal padre. Come fa a cadere in questo libro e nell'avventura del libro? Beh, in realtà ci piacerebbe dire che cade nel libro perché è immersa da una lettura coinvolgente, in realtà sarà pura magia. Diciamo che noi stiamo promuovendo l'empatia, però diciamo che la vera forza di Daisy potrebbe essere il senso della responsabilità.